Ciao ragazzi, ciao a tutti. E allora, io registro adesso questo video, oggi è l'8 agosto, e lo registro e credo che lo pubblicherò pure in serata, vabbè che già sono le 21 di sera, quindi penso che arriverà un po' tardi, ma comunque, perché effettivamente, come molti di voi avrete visto, c'è stata comunque questa comunicazione sul sito Damasci, quindi diciamo che la sfera luminosa del mese di agosto è stata rivelata. Ora devo dire che mi dispiace anche dover caricare questo video dopo neppure 24 ore dalla pubblicazione di quello di Hilda, però io sono uno che quando ha dei video anche già fatti e montati, se ne ha più di uno, lascio intercorrere tra una pubblicazione e l'altra almeno 3 giorni, in modo che tutti possano ricevere la notifica, tutti possono avere la possibilità di andarsi a guardare quel video se interessa e non si accavallano un video sull'altro. Però effettivamente questa è la notizia del giorno, quindi come evitare questo? Insomma, chi è interessato anche alla recensione di Hilda la trova già sul canale. E dunque abbiamo appreso, io mi auguro che tutti abbiate appreso questa notizia, ma tant'è che se non è così, ecco, per questo esiste anche questo canale, dunque perché stiamo andando ad analizzare insieme man mano queste uscite per quanto riguarda il 20° anniversario della linea Mitplot classica, quindi Athena X credo che resterà l'eccezione, visto che fino adesso stiamo avendo tutti i prodotti per la linea classica. Poi, per quanto riguarda gli object delle armature d'oro, quelle ovviamente possono andare bene sia affiancate ai cavalieri d'oro classici sia ai cavalieri ex, perché i Pandora Box sono quelli, le altezze sono quelle e di conseguenza anche le miniature delle armature. Comunque ragazzi, andiamo al clou di questo video. Questa volta mi aiuterò con il mio cellulare per non mettere qui computer, monitor, insomma tutto il resto. Ho solo il monitor qui davanti a me perché devo controllare il tempo e le inquadrature. E allora, abbiamo saputo che per novembre 2023, quindi novembre di questo anno, ci sarà l'uscita finalmente del nostro Seiya in versione V1 manga. Quindi io mi auguro che anche il mio carissimo amico Marco De Gesualdo, o Di Gesualdo, non mi ricordo mai se è Di o De, perdonami fratello caro, stia prendendo questa notizia, abbia preso questa notizia, almeno per questo meet, ecco, cerca di prenotarti per tempo, e anzi lo suggerisco anche a voi, se siete tra quelli che non avete un fornitore unico, cioè quello al quale vi riferite sempre, vi rivolgete sempre, quindi un venditore di fiducia. Sotto in descrizione a questo video, al video trovate sia il link per poter accedere ad Action Figuriam oppure per poter arrivare alla pagina Facebook sempre di Action Figuriam, e quindi quando sarà il momento del preordine sicuramente verrà aperto anche sul sito. Tutt'al più, se avete domande o fretta di prenotarvi, potete anche contattare direttamente Fortunato Esposito tramite Messenger di Facebook. Quindi ovviamente poi se già avete un vostro referente va bene lo stesso. E allora ragazzi, andiamo a vedere queste immagini ufficiali pubblicate già sul sito Damasci. Io mi sono recato anche oggi sul sito per fare le mie votazioni quotidiane, e quindi iniziamo con questa prima immagine dove vediamo Seiya diciamo a metà busto. Qui lo vediamo interamente, qui abbiamo questo totem che devo dire la verità non vedevo l'ora di perdermelo perché e insomma, però così è nel manga ed è giusto che sia così. Qui lo vediamo Seiya in una posa dinamica, quindi con il volto urlante, qui un'altra posa dinamica mentre prepara il suo colpo. E questi sono i volti, questo è il primo, quindi vedete un volto abbastanza serio, credo. Poi abbiamo il volto dinamico a bocca aperta. Poi abbiamo questo volto, dovrebbe essere il terzo, ma tra il primo e il terzo credo che siano gli stessi, poi dopo vediamo. E in ultimo il quarto, questo qua con un volto un po' più sorridente, quindi un po' più rilassato. Ora, tra il primo volto
E il terzo volto, io non so quale sia la differenza, perché a me sembrano gli stessi, probabilmente è stata solo un po' cambiata la cioè la posizione della testa, perdonatemi, però a me sembra lo stesso volto. E insomma, poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Quindi diciamo che effettivamente di volti nella confezione ne dovrebbero essere tre, quindi questo qua statico però leggermente sorridente, questo qua serioso e questo qua dinamico a bocca aperta. Poi andando avanti, ecco, questa è l'ultima immagine, devo dire che mi piace davvero tanto questa immagine di Seiya con questo sfondo tutto stellato che richiama la colorazione del suo crotto, veramente una bella colorazione. Poi è bello anche il dettaglio del capello rosso, in effetti è proprio così che si vede nel manga. E per chi non lo sapesse, di questo ringrazio il mio amico, il mio comunque fratellino Agos Agostino Pugliese, io lo chiamo Agos, perché ovviamente oggi nell'euforia di farmi avere presto la notizia, visto che lui è un fan non sfegatato, ragazzi, ma molto 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 di più, all'ennesima potenza, non so quante volte, di Seiya, e allora mi ha mandato subito le foto dicendomi appunto che con l'uscita di questo Seiya ci sarà in allegato anche il volume 1 di questa edizione speciale del manga, con credo abbia solo una copertina speciale, perché poi il manga credo che sia sempre questo qua, diciamo la final edition, e credo però comunque la copertina sarà un'edizione speciale che accompagnerà appunto questa uscita. Queste foto non le troverete comunque non le trovate sul sito Damashi. E dunque, che cosa devo dire? Innanzitutto vorrei sapere la vostra, però ovviamente prima di leggere le vostre risposte è giusto che io vi dica ciò che penso io per quanto riguarda questa uscita. Ora, per quanto riguarda il manga, devo dire che avendo questa V1, vediamo che questo volume che esce in allegato, Seiya qui indossa comunque addirittura la V3. E in effetti, se noi andiamo a vedere la copertina della Final Edition, ecco qui, anche qui lo vediamo indossare la V3. Però sono andato a riguardare anche la copertina della Perfect Edition e qui vediamo che Seiya indossa la V2. Dovrebbe essere la V2 questa o la seconda evoluzione della V1, ma non credo, credo che questa sia proprio la V2 del manga. E quindi io vi ricordavo però di una copertina, di una collana del manga di Saint Seiya, dove vedevo questo Seiya con questa armatura V1, e alla fine, andando a ricercare in rete, effettivamente è così. Il volume 1 della Shot, ecco, riportava Seiya con questa V1, quindi la stessa V1 del MIT. Ora dico, non sarebbe stato più carino rilasciare questo volume 1 con questa vero armatura come copertina, quindi sulla copertina, anziché metterci questa copertina del V3 che veramente non ha nulla a che vedere con questa V1? Ora non so il perché abbiano scelto di non mettere questa copertina qui, ovviamente questa è Shot, queste sono Star Comics, quindi non so se tra la Star Comics, Bandai, Kurumada ci possa essere una collaborazione, non lo so, però voglio dire, ecco, visto che esisteva già una copertina di un Seiya con questa stessa armatura del MIT, perché non scegliere questa qui? Ovviamente senza il logo, perché anche su questa copertina io non vedo nessun logo, almeno su questa parte frontale del manga. Poi può darsi che ci sarà dentro o dietro, sulla parte del retro della copertina. Detto questo, ragazzi, che cosa voglio dire io per quanto riguarda questa uscita? Innanzitutto spero che il mio amico Marco, come dicevo prima, abbia preso tutto al più. Se non vedrò nessun suo commento sotto a questo video, lo contatterò io direttamente, perché anche lui ci teneva molto proprio a questa uscita, quindi una volta che è stato ufficializzato, amen, per fortuna ci sarà. Però che cosa dire? E allora, poi magari dicono che io sono quello che critico i MIT
giusto per dare aria alla bocca, no? Poi magari è gente pure che si nasconde dietro un nickname e quando gli chiedi ma chi sei, dimmi nome e cognome, non lo dicono per paura di qualche ritorsione, vabbè. E poi sono personaggi spavaldi, chiudiamo l'argomento. E allora, io non è che critico i MIT, perché altrimenti io non continuerei a comprarli, no? Sarei un sadico, un masochista a spendere soldi per acquistare un qualcosa che poi per il gusto di andarlo a criticare. Critico innanzitutto perché io acquisto tutto ciò che voi vedete, critico perché come voi io spendo soldi per la mia collezione, critico perché io ho iniziato la mia collezione nel 2008 e fino ad oggi è tutta farina del mio sacco quello che vedete in queste vetrine ed è veramente neppure il 10% di tutto quello che ho, ma che tengo da parte per mancanza di spazio e tutto il resto. Quindi voglio dire, mi posso permettere il lusso di criticare quando vedo che comunque si spendono sempre più soldi perché tutto aumenta, ma la qualità diminuisce, gli extra diminuiscono, quindi chi non capisce queste cose è meglio che taccia, ma è veramente meglio che taccia. Detto questo, passiamo a questa uscita di questo SEA. Sono contentissimo, ragazzi, che questo MIT finalmente arrivi, perché l'ho detto anche nel video delle tutte le uscite di SEA. Ecco, io lo vedevo già pronto questo MIT, mi piace anche come hanno saputo fare le sfumature degli occhi, le sfumature dei capelli, mi piace veramente tantissimo. Mi dispiace che però per questa terza uscita, togliamo Athena X, quindi che sarebbe la quarta uscita, togliamo Athena X, che quella è linea X, tre uscite sono state annunciate fino a mo' per questo 20° anniversario, tre ricicli, perché abbiamo il gruppo dei 5 Cavalieri di Bronzo, i Revival, con una colorazione diversa, quindi già questo è un riciclo dei 5 Cavalieri di Bronzo. Ci sarà il riciclo per la terza volta degli object, quindi delle armature d'oro in miniatura, ed è la terza volta che Bandai li tira fuori. E adesso questo MIT, che è stato presentato nel 2020 la prima volta, poi è stato presentato successivamente a un altro evento sempre Tamashii, comunque almeno due volte è stato mostrato in fiera, ecco, cogli l'occasione per riempire, quindi un riempitivo cioè un riempitivo. Tu Bandai, che sapevi che comunque sarebbe arrivato il 20° anniversario, innanzitutto, ecco, anziché fare tutta sta messa in scena per il 20° anniversario, abbiamo rilasciato più di 250 prodotti, 400 prodotti, non mi ricordo, e poi alla fine stai andando a fare dei riempitivi con cose che già è stampato in precedenza. Allora mi disturba moltissimo che questo MIT debba uscire per questa occasione. Sicuramente non avrà un costo basso, io mi auguro che la maggior parte dei commercianti si vogliano limitare al 100 euro, poi ovviamente lo so che non dipende da loro, però ultimamente ho notato che su Facebook, quando qualcuno inizia a dire ah, questo MIT non costerà meno di 250 euro, arriva il MIT, il prezzo è 250 euro, ah, Athena non costerà meno di quello, arriva il MIT, il preordine, il prezzo è quello che era stato ipotizzato, ma poteri di chiaroveggenza non lo so. Però io so pure che ad esempio capisco che bisogna comunque guadagnarci, questo chi lo toglie, però credo che sia diventato un discorso così vasto e neppure tanto complesso, perché alla fine lo sappiamo tutti quanti, che in base a una quantità che uno ordina, e parlo di venditori, perché ad esempio Cosmic ai venditori ovviamente non può fare lo stesso prezzo che fa a noi clienti comuni, no? Magari, ecco, uno vuole andare a comprare sul sito della Cosmic, la Cosmic ti dà la possibilità di poter comprare anche tu, venditore privato, però è un piacere che lei ti fa, quindi te lo fa pagare di più. Ma per i venditori invece è diverso, perché là si parla di quantità e quindi si sa che sulle quantità i prezzi non sono quelli che vengono chiesti a noi, ma ripeto, sarebbe un argomento questo mai più finito. E allora voglio dire, si è andato a pescare questo MIT adesso per farlo uscire per questo evento, e quello che a me preoccupa
è che io avrei voluto anche gli altri 4, per non dire tutti e 10, no? Come già ho detto, i partecipanti della Guerra Galattica. E quindi il fatto che questo venga rilasciato come esemplare del 20° anniversario della linea MIT mi fa preoccupare, perché probabilmente, ecco, non ci saranno gli altri. Essendo questo, dovrebbe essere un limited, no? Diciamo un limited. Però mi dispiace che, per due motivi, ripeto, il primo è perché trovo questa scelta un riempitivo, e due perché a questo punto vedo molto difficile la produzione degli altri 4 protagonisti in questa versione V1 del manga, rilasciati così a seguito di Seiya. Poi tutto può essere, ad esempio adesso mi sta venendo in mente che quando ci furono le versioni V1 Limited Gold, che Seiya, quello con la scatola rossa, con la V1 dell'anime però tutto dorato, uscì con il gioco della PlayStation Sanctuary Battle, se non ricordo male, comunque ve ne ho parlato sempre nel video di tutte le uscite di Seiya. Ecco, poi dopo quell'uscita arrivarono anche gli altri 4. Lì però era l'uscita di un gioco, qui stiamo parlando di un evento che celebra un anniversario, quindi non so, mi auguro che non sia come io suppongo, come io stia pensando, perché ci terrei veramente a completare. Perché poi, ecco, mettere una collana di tanti volumi, solo 6 davanti, sarebbe più bello, ecco, magari metterci tutti i partecipanti della Guerra Galattica, o se proprio questo non è possibile, sarebbe stato più bello metterci anche i 5 protagonisti. Però per il momento iniziamo a comprare Seiya e speriamo in bene per il prossimo futuro per quanto riguarda questi qua V1 manga. Io credo di non dover aggiungere altro. Ragazzi, perdonate se ogni tanto faccio dei voli pindarici nei miei discorsi, perché poi, ecco, io i social li sto frequentando veramente molto poco, ma veramente molto poco, perché sono veramente stanco ed esausto di tanta gente che sta lì sempre sempre molto spocchiosi, sempre che si credono un dio sceso in terra, quando non siamo nessuno. Io mi metto davanti a tutti, questo l'ho sempre detto, io sono io il primo a dire io non sono nessuno, però io sto a casa mia, non vado a rompere le scatole a niente a nessuno. E quindi poi mi infastidisce quando la gente è proprio fuori luogo certe volte, e quando poi si negano anche delle verità. Vabbè, comunque ripeto, non voglio riaprire questo vaso di Pandora. Io vi saluto, vado adesso a montare un attimino questo video, quindi spero di ricevere tante risposte vostre sotto nei commenti, e nei prossimi giorni andrò io poi a rispondere ai vostri commenti nei diversi video precedenti che non ho avuto ancora modo di potervi rispondere, sotto ai quali non ho avuto ancora modo di potervi rispondere. Io con questo vi saluto, vi lascio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!